Eccoci qua. Sono pazza? Ma perché a volte ci fissiamo con una canzone, una band o un gruppo musicale? Perché ci fissiamo con una band o un gruppo musicale? C'è un motivo per cui lo facciamo? Questo è l'argomento del video, fisse musicali. Ho visto questo video da Giordana Lenzo. Mitica Giordana, non voglio copiarti, ma voglio fare video come fai tu perché sei bravissima. Ciao Mitica. Allora, dicevo, pensiamo al perché ci fissiamo su un cantante, su una canzone o su un gruppo musicale. Perché ci fissiamo? C'è un motivo? Vi siete mai fermati a pensare al motivo perché ci fissiamo su una canzone o su un cantante? Io sì, ho assolutamente pensato che, non trovando soluzioni, non trovando risposte su internet, sul mio computer, o non trovando risposte chiedendo in giro ai parenti, ai miei amici, ho pensato che la soluzione, il problema, cioè la soluzione a questa domanda è dentro di noi. La risposta è solo dentro la nostra testa. Allora, mi sono scritta un po' di cose. Perché a volte ci fissiamo con una canzone, una band o un cantante? C'è un motivo per cui lo facciamo? In questo momento, quanti di voi sono fissati con una canzone, un cantante o una band o un gruppo musicale? Io! 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 Voi anche siete fissati come noi, come me, con delle canzoni, con una canzone, con un artista o con una band? Un gruppo musicale? Sicuramente noi tutti siamo un po' fissati musicalmente parlando, e anche non solo musicalmente parlando, in generale ci fissiamo su una cosa, magari ci fissiamo a guardare sempre un film perché ci piace o perché ci fa ridere o perché c'è il nostro attore preferito, ci fissiamo su una canzone, come adesso vi andrò a dire, perché ci piace, magari ci piace il testo o magari ci piace la base, il ritmo, ma non capiamo il testo, è brutto ascoltare solo il ritmo, ci piace magari solo il ritmo, ma è una cosa non bella non capire il testo di quella canzone. Io anche da piccola ascoltavo molte canzoni straniere, dicevo che bello, ha un bellissimo ritmo, mio padre negli anni 80, cioè negli anni 80 sì, negli anni 90, dopo che riuscivo ad avere il lume della ragione, diciamo così, mi faceva sentire delle canzoni che sentiva lui negli anni 80, mi piacevano tantissimo gli ABBA eccetera, però non capivo il testo, quindi sì, ballavo perché mi piaceva il ritmo, ma senza capire il testo poteva essere una canzone che parlava di diarrea o di vomito, di qualcosa di brutto o di qualche malattia, io dicevo ma sì, è bellissima senza capire il testo, non è bello, bisogna capire il testo. E anche se magari il testo non ci piace, il ritmo ci può piacere lo stesso, però non è bello non capire il testo e piacere, non è bello che ci piaccia solo la base, solo il ritmo. Comunque, può anche capitare che ci piaccia solo il ritmo senza capire il testo, se una canzone è americana o inglese comunque. Questo è un argomento molto soggettivo, le fisse musicali sono una cosa molto molto soggettiva, dipende da persona a persona. Ci fissiamo sulla canzone per il testo, perché rispecchia magari il nostro stato d'animo di quel momento, o ci rispecchia, o comunque ci fa stare bene, o comunque rispecchia lo stato d'animo di quel momento, di quella settimana, di quel periodo. Ci piace il testo o la base, senza capire appunto il testo, ci piace magari solo la base, o ci piace solamente il testo, semplice così, naturalmente ci piace il testo, ci piace quello che dice la canzone, o magari ci piace una canzone per chi ha cantato quella canzone, per magari il cantante che ha cantato quella canzone, allora ci piace lui e ci piacciono tutte le canzoni che fa. Tipo, a me piace Anastasia, mi piacciono tutte le canzoni che fa perché mi piace lei, la sua voce, mi piace com'è lei, mi piace il suo carattere, mi piace tutto di lei. Non sono lesbica, tranquille, però è così.
Mi piacciono tutte le canzoni di Anastasia perché lei è potente, ha una bella voce, fa degli acuti che vorrei farli anch'io. Mi piace lei come cantante, allora mi piacciono tutte le sue canzoni. Se un altro avesse fatto le canzoni di Anastasia, a me non piacciono. È un esempio. Però appunto ci piace una canzone per chi ha fatto quella determinata canzone. Io, ad esempio, se mi fissano con una canzone, poveri voi, perché l'ascolto tante, tante, tantissimissime volte, finché non mi stufo. E prendo questa canzone, me la metto in testa, ma non in una posizione centrale, diciamo, ma in un cassetto in disparte, lo chiudo finché non voglio poi ascoltare questa canzone. E ne ascolto altre per staccarmi un po', per dimenticare, tra virgolette, un po' la mia fissa. Vi dico che ultimamente sono fissata con Robin Schulz, Sugar, la canzone appunto che vi ho messo nell'anteprima. Sto provando a fare anteprime diverse dal solito. E mi piacciono tantissimo 4-5 canzoni di Anastasia, come vi ho detto prima. Poi vabbè, amo sempre Ligabue, A modo tuo, la canzone l'ultima che ha fatto. Poi anche altre canzoni mi piacciono, ma proprio vado in fissa ultimamente con queste canzoni. Robin Schulz, Sugar e Lifeline, Stupid Little Things, Let Us Outside Alone di Anastasia. Stupende. Stupenda lei, bravissimo anche Robin Schulz. Queste sono le mie fisse musicali del periodo e vi dico anche, mi sto fissando ultimamente, in questo mese di ottobre, non so se vi interessa, ma parlando di fisse, mi sto fissando a guardare due film alla sera prima di dormire. Alle 11 mi metto un film che si chiama Uno si chiama Natale a quattro zampe con Boldi. Mi fa ridere, lo so quasi tutto a memoria, l'ho già visto almeno 40 volte in 2 settimane. E il secondo film, mentre dormo, si chiama Indovina chi viene a Natale. È bellissimo anche quello. Sto già guardando film sul Natale, ma mi piacciono veramente tantissimo. E mi sto fissando, tra virgolette, con questi film. Perché sono comici, perché mi piacciono, perché mi fanno ridere, perché mi fanno pensare al Natale, non mi fanno intristire. Perché mi fanno pensare a cose diverse da quelle che vivo nella mia vita, come anche la musica. La musica mi piace perché mi fa dimenticare come sto, mi fa sfogare, mi fa cantare, anche se non sono brava a cantare. La musica mi fa uscire dal mondo, tra virgolette. E voi vi siete fissati con qualche canzone, con qualche film? Cosa ne pensate di questo argomento? Ciao Giordana, ciao a tutti. Stay tuned.